C'è voluta una grande prova dell'Etrusca per avere la meglio dell'Usempoli, che ha confermato di essere una delle formazioni più forti del girone A di Serie B. Il successo della capolista è arrivato al termine di una bellissima sfida, incerta, ben interpretata e giocata dalle due contendenti. Un derby vietato ai deboli di cuore, pieno di colpi di scena e di campi di padrone, che si è risolto solo nel finale dopo una pazzesca rimonta da parte dei padroni di casa. È proprio nel momento più difficile, sotto di 12 lunghezze, con l'inerzia in mano agli ospiti e con evidenti difficoltà nell'attaccare la zona mista, che i ragazzi di coach Barzotti hanno trovato la forza di ricompattarsi, prima fermando l'emorragia e poi, trascinati da un grande Carpanzano, piazzando il micidiale colpo del KO, 76-73 al suono della sirena. All'inizio quarto, non abbiamo trovato i meccanismi giusti contro la zona, però siamo stati 5 minuti senza subire i canestri, segnando 4 punti in contropiede, e quando comunque hai un'identità chiara, poi queste partite magari riesci a raddrizzarle. Poi è chiaro che dobbiamo fare ancora tanti passi avanti per competere e per mantenere quella che in questo momento è la nostra posizione in campionato, però questa ormai è chiara la nostra identità. Finché continuiamo a giocare in questo modo, le squadre qua faranno sempre fatica, anche quando giocano una gara importante come ha giocato oggi USE. Stasera abbiamo fatto un capolavoro il quarto-quarto, un capolavoro. Rimango dell'idea che non abbiamo giocato una partita così matura, però mi leggo a quello che diceva Gabriele: alla fine probabilmente la nostra miglior qualità è la nostra identità, il nostro modo di essere in difesa, che ci dà coraggio in attacco, ci fa toccare palloni, rubare palloni. Se non sbaglio, Empoli è stata 6 minuti senza segnare all'inizio del quarto tempo e poi ha messo anche dei canestri di alta qualità. Ma è stata una partita bellissima, cioè secondo me bellissima, sportivissima. E fatemi fare un pensiero al mio amico Alessio, che allena Empoli, che sta affrontando anche una cosa personale non facile, perciò è stato qua oggi, che era a rischio di non esserci. È stato come sempre fantastico e si vede che Empoli è nata da un allenatore molto bravo, perciò complimenti a loro e complimenti ai nostri ragazzi, sono stati come sempre encomiabili. Alla fine tutti a salutare il calorosissimo pubblico di un Fontevivo quasi sold out, che ha tributato agli attori in campo una standing ovation per i vincitori e i meritati applausi per gli sconfitti, fra i quali meritano una menzione particolare l'ex Giarelli e il pistoiese Filippo Giannini, gli ultimi ad arrendersi al cospetto di un San Miniato che, non a caso, guida la classifica insieme a Domenia.